grazie insomma, a tutti voi perché insomma, vedo Laura nella piena. Ah, ecco, altra cosa che devo dire. Se non sentite, vado con il microfono. Sì, sì, è bene. Io sono mezzo storto. Così va meglio? No, è come prima. Ah, così va meglio, ok? Ok, niente, innanzitutto veramente un grosso grazie per essere insomma, tutti qua, un grazie come al solito molto grande alla Fondazione Barolo che ci ospita in questa sala così meravigliosa e poi un grosso grazie ad alcune persone tipo loro che arrivano da lontano, addirittura da fuori Italia, oppure gli amici di Grosseto che arrivano dalla Toscana o dal Basso Piemonte, altri amici laggiù, insomma, visto che c'è stata una risposta diciamo forte a questa conferenza, mi fa piacere, diciamo che l'argomento era abbastanza intrigante perché si occupa di calligrafia, ma anche non solo, e quindi mi fa piacere vedere insomma, tutti voi qua. Niente, qua siamo per parlare appunto della conferenza dedicata agli antichi inchiostri medievali, poi magari farò qualche excursus anche su altri tipi di inchiostro perché chiaramente potrei parlare qua per 6 mesi di inchiostro, però il tempo è tiranno, quindi in quest'ora e mezza, 2 ore scarse che abbiamo a disposizione, diciamo tratteremo essenzialmente di 3 tipi di inchiostro, che sono quelli che vedete nella slide, quindi il mallo di noce, che un po' tutti i calligrafi conoscono, il fatto delle noci, poi inchiostro nero fumo, che è il tipo di inchiostro forse più famoso e più antico, e poi l'ultimo è il ferro gallico, che non è antico come gli altri, però ha un'importanza enorme, perché diciamo che la maggior parte del materiale documentario giacente nelle nostre numerose biblioteche arriva praticamente a noi per merito di quel tipo di inchiostro, perché senza quell'inchiostro credo che ci sarebbe arrivato davvero ben poco. E poi svilupperemo bene un po' tutte le varie tematiche per produrli. Poi ho visto una cosa, mi è sfuggito un attimo di mano una cosa. Avevo messo qua un compendio che, devo dire grazie al signor Alessandro, che lo vedete laggiù, un caro amico, nonché socio dell'associazione, che è molto bravo in tante cose, ma soprattutto a fare inchiostro e nero fumo, il numero uno che c'è. E quindi lui aveva preparato un bellissimo compendio, molto utile anche da leggere, era diciamo, un compendio proprio ben fatto, visto che sono già tutti spariti, però insieme a questo avevo messo anche delle ricette, quindi le 3 ricette per fare il ferro gallico, il nero fumo e il mallo di noce erano anche qua. Però non c'è problema, voi potete, io non immaginavo che veniste così in tanti, quindi adesso visto che il compendio è già sparito ci sono poche ricette e una anche è sparita, però no, non è un problema, se voi avete l'indirizzo di posta email dell'associazione fate richiesta, io lunedì trasmetto i file e niente, vi sarà dato. Ma le altre cose, la cosa bella di questa conferenza è che a seguire domani abbiamo aperto un laboratorio sugli inchiostri, quindi domani faremo presso la nostra sede in, diciamo alla scuola Meucci in Corso Matteotti, dove abbiamo l'aula corsi, faremo il laboratorio sugli inchiostri. Difatti, tra le altre cose, voglio dire, chi di voi sa che domani fa parte diciamo, dei 20 fortunati che verranno a fare il laboratorio, magari può lasciare di nuovo qua almeno le ricette, perché io le ho già pronte per loro, quindi per non avere doppioni, magari lasciarne qualche copia a qualcuno che non ce l'ha, ecco, magari se l'avete presa la lasciate qua, io domani mattina vi do la vostra copia, quindi insomma, basta scrivere un'email e vi sarà dato tutto quello che volete. Poi spero, qua ho la vicepresidente dell'associazione, Delia, chiamami in causa te, cioè siccome c'è stata una forte domanda, giustamente, per questo tipo di laboratorio, si sono iscritte molte persone, purtroppo tanti, quasi 20 persone sono rimaste fuori, noi abbiamo allargato il laboratorio a 20 persone, però anche perché sono già tante, ce ne è rimaste quasi altrettanto fuori. Io spero si possa fare un'altra giornata, i miei soci, perché domani non sarò da solo, perché insomma gestire 20 persone con alambicchi, cose varie, insomma non è facile, comunque sono
aiutato da tre amici e collaboratori validi, quindi insomma seguiremo tutto bene. Niente, allora io a questo punto partirei con una breve panoramica, ma proprio 5-10 minuti sugli inchiostri in generale. E poi partiamo, diciamo, il filo conduttore me lo fa direttamente diciamo, la successione delle slide, perché insomma guardando le slide io commento le varie cose e hanno tutto un loro filo logico. Diciamo. Niente, gli inchiostri sostanzialmente cosa sono? Li usiamo tutti i giorni, quindi sono sostanzialmente soluzioni acquose che contengono delle sostanze che possono essere pigmenti o coloranti. Essenzialmente quella la differenza qual è? Che il pigmento sono particelle più o meno grandi che vi stanno in sospensione in questa soluzione e vanno a depositarsi tramite appunto il veicolo, il legante, dal mezzo di scrittura sul supporto dove scrivo e quindi diciamo fanno, non esatto, ma più o meno creano una patina sul mio foglio e quindi io posso vedere cosa faccio, perché chiaramente il chiostro che cos'è? È un modo per contrastare otticamente i segni che faccio, okay? Perché una volta appunto grattando le pietre, tavolette di cera, insomma tutte queste cose, quando poi con l'evoluzione siamo arrivati ad avere supporti diversi, diciamo più moderni, tra cui appunto il papiro e successivamente la pergamena e poi ancora dopo la carta, c'è stato bisogno proprio di qualcosa che veicolasse in qualche maniera il segno, perché prima io lo incidevo e vedevo questo contrasto, quindi sia con ombre o anche con colorazioni, perché vi ricordo a tutti ad esempio la famosa Capitalis Monumentalis, che noi vediamo ormai scolpita, ma anticamente erano tutte dipinte, ok? Erano tutte dipinte quelle lettere, quindi io le vedevo sia per contrasto ottico perché erano dipinte e poi quando è andato via diciamo il colore, con le ombre riuscivo a capire ancora bene cosa c'era scritto. Però giustamente il foglio non posso scolpirlo e quindi ho bisogno di qualcosa che mi lascia un segno e questo è l'inchiostro. Poi chiaramente già dal tempo antico si è ottenuto l'inchiostro nelle più svariate maniere, quindi si è andati diciamo sul regno minerale, qua vedete abbiamo allestito un bel mercatino, qua ci sono molte cose, poi magari venite a vedere anche qui da vicino se non l'avete fatto, quindi macinando pietre, elementi diciamo minerali si ricavavano in qualche maniera tramite degli shock termici, prima riscaldandoli, poi mettendoli dentro l'acqua, poi pestandoli col mortaio si ricavavano pigmenti e legandoli in qualche maniera con delle parti liquide avevamo diciamo l'inchiostro. Poi ce l'avevamo anche nel regno vegetale, perché ad esempio qua vedete della fusaggine, che sono dei rami praticamente carbonizzati, che mi danno già un segno, che veniva usato più che per scrivere, forse per disegnare, però insomma un metodo anche per fare l'inchiostro antico era di triturare in qualche maniera diciamo questi ramoscelli carbonizzati e poi metterli con un legante e poi scrivere. E poi, adesso lo vedremo partendo con le slide, è stato molto sfruttato anche il regno diciamo, della botanica, delle piante, quindi ci sono diverse piante tintore che praticamente ci hanno dato colori che sono stati usati diciamo, nelle miniature oppure per scrivere, oppure diciamo, anche per altre cose, e quindi per le stoffe, per dipingere gli antichi egizi usavano queste piante con una certa dovizia, quindi hanno avuto un doppio scopo, una doppia funzione. A questo punto io andrei avanti allora con le slide, che così man mano che scorrono le commento ed entriamo un po' nel vivo della nostra conferenza. Niente. Qua abbiamo la solita foto, ma non è per renderla più romantica. Nella prima forse non si vedeva bene la candela accesa, qua si nota meglio perché quelli sono tutti gli elementi per fare il ferro gallico e nero fumo, la candela ha un suo perché che adesso poi andiamo a vedere. Ecco, qua ho messo questa slide che riguarda gli egizi per un motivo, perché è interessante notare che lo scriba di sinistra non è un vecchio salumaio egizio, perché io ho sempre questa visione, andavo a salumiere e c'era due o tre penne piazzate sul re. Si tratta di cani, ok?
avete visto qui, sono qua, sull'orecchio di questo, sono calmi, perché ne ha due o tre sull'orecchio, per un motivo semplice, perché praticamente aveva più colori da gestire, quindi come tutti i calligrafi sanno, quando cambio colore o sciacquo bene il mio strumento oppure ho diversi calamai e diversi strumenti per intingere. Quindi loro avevano diversi calamai in questo caso, quindi aveva diversi calami per scrivere. Tra le altre cose prendo al volo questa notizia per salto di palo in frasca sull'altra roba perché è importante. Fra 15 giorni aprirà il Museo Egizio, ci sarà l'inaugurazione. Io ho avuto la fortuna di andare diverse volte perché c'è un mio amico che è direttore dei lavori dell'impresa che sta eseguendo i lavori. Vi assicuro che è una cosa strepitosa, bellissima, che secondo me poi non ce ne sarà per il Cairo né per Londra, cioè una cosa meravigliosa. Quindi per chi arriva da fuori può essere un'idea per tornare a Torino a vedere una cosa meravigliosa. Quindi vado avanti, poi invece ci spostiamo un attimo più avanti con i secoli, siamo in epoca romana, sono, vedete, calamai trovati a Pompei, come vedete assomigliano molto alle cose a cui siamo abituati. La cosa importante, anche qua vedete la stessa cosa che dicevo prima, sono saldati insieme, sono calamai generalmente erano in bronzo, ed sono a coppia perché anche loro avevano due colori. In latino si chiamava atramentum l'inchiostro e atramentarium il calamaio. Come vedete questo invece è uno stilo che assomiglia molto alle nostre penne, una sorta di penna pennino in bronzo, chiaramente molto rigida, andavano molto bene i calami per scrivere, però diciamo quelli ricchi avevano anche il famoso stilo romano. Qua niente, vediamo, questo era un corso di miniatura che avevamo fatto una decina di anni fa con Klaus Peter Schaffel, che forse è il miglior miniaturista che c'è in Europa. L'avevamo fatto qua vicino a Torino alla Sagra di San Michele, vedete ci sono diverse cose, diversi minerali, potete vedere malachite, azzurrite, lapislazzuli, comunque li trovate poi di nuovo anche qua, insomma, tutti gli elementi minerali che poi in qualche maniera venivano sminuzzati, vedete, avevano già prima della vaccinazione col mortaio hanno subito uno shock termico, poi con una fiamma, poi stemperati in acqua che praticamente si spezzettava già, in questo caso i lapislazzuli, e poi niente, veniva pestato, si legava con altre cose e andava, diciamo, a costituirmi un colore. Ecco, qua vi presento poi le tre principali diciamo, piante tintore antiche, ma che sono state usate ampiamente tuttora. Questa qui è la roppia, quindi il nome è roppia tintorum, e praticamente di questa pianta qua si usa la radice, che adesso vediamo, praticamente la radice viene seccata, macinata finemente, poi si può praticamente conservare per moltissimo tempo. Praticamente sono i rizomi della pianta, quindi i rizomi sono quelle radici molto spesse che corrono molto parallele al terreno, sono orizzontali, una pianta che non va in profondità ma fa queste grosse radici, vedete che hanno già un colore sul rossiccio, e questo tipo di pianta è stata usata anche prima di Cristo, diciamo, per questione tintore dagli Egizi, da popoli fenici, popoli antichi. Però ha avuto, diciamo, una seconda giovinezza con gli inchiostri nell'Ottocento, perché praticamente da questa pianta si ottiene l'alizzarina, che è un componente che è andato molto in uso per fare inchiostri stilografici, diciamo, fino all'Ottocento, inizio Novecento, i famosi inchiostri alizzarinici. Ecco, poi questa è una foto sempre fatta con quel signore che ha in mano la pianta, è Klaus Peter Schaffer, l'insegnante di quel bellissimo workshop, e in mano ha una pianta che anche lei ha un suo perché, praticamente è una pianta che dà un colore sull'azzurro, un indaco, e si chiama guado, okay? Comunemente è indicato come guado.
nome botanico Isatis tinctoria, mentre l'ultima, che mi dà dei gialli, è questa qui, Reseda luteula, detta anche comunemente erba gualda, e questa dà un bellissimo giallo molto resistente alla luce, anche le abaci, un'altra pianta, ma si trovano abbastanza facilmente. Diciamo che però, contrariamente alla prima pianta che abbiamo visto, dove l'estratto delle radici dall'alizarina è appunto preso dalla radice, in questi ultimi casi, quindi questo qui e quello precedente, l'estratto colorante veniva preso dalle foglie, dall'apparato fogliare. Poi c'era tutto un sistema. Purtroppo mi sa che quello non credo che. Ecco qua vi ho messo solo un incipit, una lettera miniata praticamente per farvi vedere che comunque era talmente importante questa parte dei colori che spesso finiva anche nelle miniature, no? Vedete qua, in questo caso credo sia un ragazzo di bottega perché il miniaturista non stava a macinare, a fare certi preparativi, c'erano i ragazzi di bottega, diciamo. Però è entrato con tutta la sua gamma di colori dentro una lettera. Ecco qua. Questa qui ve l'ho messa per una cosa, un'immagine molto abusata che avrete visto, credo, molte volte. E ha un suo perché praticamente l'inchiostro, per essere definito tale, per essere buono, ha bisogno di darmi alcuni requisiti fondamentali. Diciamo che sui libri io ne ho visti 3 o 4, ne citano 3 o 4, ma Alessandro, che è cattivo e che ha preparato quel compendio sugli inchiostri, ne ha citati ben 12, che io non credo di ricordare tutte a memoria, però ci provo. Praticamente, appunto, un buon inchiostro deve essere abbastanza viscoso da non colarmi subito sulla punta della mia penna. Poi non deve andare subito per capillarità a infilarsi nelle fibre del mio supporto di scrittura, deve seccare abbastanza in fretta, ma non troppo in fretta, cioè non mi deve bloccare la penna, non deve emettere cattivi odori, non deve essere velenoso o pericoloso, non deve avere degli strani profumi, sgradevoli, e non deve depositarsi troppo sia nel contenitore dell'inchiostro e soprattutto nella penna. Okay? Poi non ne vengo in mente altri, se te ne ricordo. Me li ricordo a memoria o non me li ricordo neanche? Perché me ne hai messi troppo e mandare tutto a memoria, però più o meno ci sono tutti. Però questa cosa qua è ancora importante per una cosa. Poche settimane fa c'è stata Anna Ronchi, qua la presidente dell'associazione, la presidente onoraria dell'associazione calligrafica di Milano, ha detto una roba che ho visto che tutti quanti, però dubito che tutti quanti abbiano capito esattamente quello che ha detto. Cioè, se notate, sui libri che parlano di calligrafia mettono sempre dei piani inclinati più o meno a 40, 45, 50 gradi. Se guardate questa foto, l'amanuense lì, lo scriba, sta lavorando con un piano a 70 gradi, cioè quasi verticale. E se notate, la sua penna è quasi orizzontale. Perché? Proprio per quel motivo lì, cioè l'inchiostro, cioè se io vado, mi sono portato uno dei miei strumenti un po' grandi, così lo vedete, cioè se io normalmente come si scrive, cioè io scrivo il tavolo così e ho lo strumento qua. E quindi lavoro in verticale, l'inchiostro mi va subito giù. Diciamo che adesso io riesco a ovviare a questo problema perché tutti i pennini, oppure l'automatic pen, qualsiasi strumento, cioè diciamo pennino moderno, ha un sistema di serbatoio, ci sono 2 lamine per tensione superficiale dei liquidi, mi evitano che questo inchiostro mi cada subito giù. O strumenti più complessi tipo le stilografiche hanno altri grafici interni che mi trattengono il liquido. Però stiamo parlando di medioevo, ok? Quindi se lavoro con la penna d'oca, un conto è lavorare così con sta roba che mi scende, mi colla subito giù, un conto è se io lavoro così, cioè chiaramente il coso ce l'ho così, vedete, per forza devo lavorare in orizzontale. E questa cosa qua volevo che fosse ben chiara a tutti.
tutti, perché effettivamente a volte anche degli insegnanti che vengono dall'estero ci chiedono perché non lavorate con il tavolo inclinato. Vabbè, siamo fatti così, però è importante tuttora poterlo fare perché vi consente un afflusso dell'inchiostro, diciamo, ottimale. Ecco, adesso entriamo nel vivo, ora ci divertiamo. Adesso arriviamo agli inchiostri propriamente detti. Allora, parliamo del mallo di noce. Una precisazione, nel Medioevo hanno usato pochissimo questo inchiostro, molto molto poco, perché diciamo in quelle epoche lì badavano molto più al sodo che noi, cioè loro volevano che le loro cose, i loro pensieri, le cose scritte rimanessero. Questo tipo di inchiostro che si ottiene con questo prodotto, con questo materiale, non è così longevo nel tempo. Questo lo sapevano e più che altro col mallo di noce loro ci si tingevano i capelli più che scrivere, ok? Però, diciamo, nel revival della calligrafia che c'è stato poi successivamente è stata una cosa recuperata, diciamo che quasi tutti i calligrafi moderni si allenano molto con mallo di noce, che poi è un inchiostro bellissimo, a me piace molto, si può tonare come gradazione di colore, con pelature sottili o arrivare a colori coprenti molto scuri, non dico al nero ma quasi, quindi è molto bello, però ha il problema che, come tutti sanno, se vi va dell'acqua sopra è un disastro, no? E quindi loro non se lo potevano permettere di fare un libro che poi sparisse alla prima pioggia. Tra le altre cose tenete conto che, l'aveva detto in una conferenza con Guido Mones, erano delle cose preziose ma robuste i libri di una volta, i manoscritti, perché comunque il santo, il predicatore, insomma la gente che aveva accesso ai libri viaggiava, se lo portava a dorso di mulo, di acqua ne prendeva e quindi resistevano a delle cose abbastanza, diciamo, forti. Tenete conto che ad esempio a Torino nel 1904 c'è stato un grossissimo incendio alla Biblioteca Nazionale, che ha distrutto mezza Biblioteca Nazionale, non c'erano i vigili del fuoco con l'autopompa, parliamo del 1904, e per salvare incunaboli, manoscritti, eccetera, li hanno buttati dalle finestre, ok? Però non è che si è sfracellato e non è rimasto più niente. Cioè, li hanno un po' ripuliti, ma i libri sono ancora lì. Cioè, il male minore è stato quello per fare in fretta di salvarli in quella maniera. Quindi erano cose molto robuste e questo, diciamo, prodotto non mi consentiva di avere una scrittura longeva. Comunque, noi che lo usiamo, è bene sapere alcune cose. Allora, per farlo si usa il mallo di noce, che è praticamente l'involucro esterno della noce, no? Vedete che qua c'è il buco, a un certo punto, adesso dipende dalle latitudini dove ci troviamo, dalle mie parti in Abruzzo, diciamo, capita questa cosa verso fine settembre, poi qua non lo so, io conosco alcune piante giù e fanno questo lavoro, quindi anche qua più o meno in quel periodo, ecco, grazie. Qua si vede meglio, quindi è una, diciamo, un tessuto molto carnoso, quello del mallo. Ecco, qua si è già ossidato, vedete? Bisogna fare attenzione perché si formano delle sostanze alcaloidi che potrebbero dare fastidio agli inchiostri, nel caso si faccia un certo tipo di inchiostro che io ve l'ho messo anche qua, che è Brut Benoit Verde. Praticamente è un tipo di inchiostro che si fa, e comunque c'è la ricetta, quindi se non la trovate più qua, appunto ve la abbiamo, dove praticamente questo tipo di inchiostro si fa col mallo fresco, quindi bisogna farlo quando è ancora non così, dove è già ossidato, vedete intorno, ma qua, eccolo qua, vedete che è ancora bianco. Ecco, bisogna farlo a fresco così ed è praticamente solo una spremitura. Proprio si prendono i malli, si mettono in un recipiente, si pestellano, esce fuori questo succo ed è veramente bellissimo, è un bel verde vivo, intenso. Io poi qua ve l'ho messo, c'è un barattolo che è qua, che è di questo tipo di inchiostro. Vi ho messo qua degli esercizi, se lo guardate bene si vedono i riflessi verdi su quelle scritte che ho fatto per l'esercizio.
Non è più tanto verde perché ho notato che, perché avrà un paio d'anni, è stato regalato, non l'ho fatto quello, però 2 anni fa era molto più verde, poi ha un viraggio sempre più al bruno e tende a diventare poi come mando di noce normale. Però all'inizio è veramente verde e molto bello. E quindi si fa solo questa spremitura e boh, l'inchiostro a quel punto è pronto, però essendo una cosa naturale tende molto a fare mucillaggini, vinculazioni varie nel vostro recipiente e anche a deteriorarsi. Però si può ovviare a quelle cose, ci sono 2 metodi, poi lo vediamo anche negli altri inchiostri, o ci si mette un paio di chiodi di garofano dentro, oppure dell'aglio maciullato, ma ve lo sconsiglio per i 12 comandamenti di Alessandro, è un odore magari, però funziona. Mentre invece qua siamo, diciamo, più a casa nostra, a quello che siamo abituati. Quindi abbiamo il mandorlo di noce secco, che lo potete poi vedere qua e qua. Quindi, diciamo, in questo caso si fa seccare apposta, ma per mesi, io li ho messo, mi sembra, 6 mesi sulla ricetta. Possibilmente su delle retine, perché io me lo sono fatto dare da mio cugino, ma non ha seguito bene cosa gli ha detto, gli ha provocato qualche problema, cioè praticamente lui ne ha messi troppi in maniera spessa ad asciugare, cosa è successo? Che gli si sono formate delle muffe, e quindi portarmi delle muffe dentro l'inchiostro significa già partire col piede sbagliato, quindi ho dovuto fare un grosso lavoro di cernita, dei malli, diciamo, malorati e tenerli quelli buoni. Ma invece, non so, chi di voi giù in meridione si usa molto a fare i pomodori secchi con delle retine, lo stesso lavoro, una retina, il mallo, lo fate seccare magari non per 6 mesi, ma insomma per qualche mese di sicuro, poi lo conservate, quello vi si conserva, insomma, per tantissimo tempo. E poi, ecco qua, ho fatto una scritta, e quello appunto il mio mallo, adesso mi dispiace perché qua si vedono molto bene i toni, i vari toni, qua non riesco a vederli così bene, però insomma si vede quello che vi dicevo, che è un inchiostro molto bello, almeno per me, uè. In questo caso cosa si fa per fare l'inchiostro? Praticamente piglio i malli così, diciamo grezzi, li riduco con un pestello, con un mortaio, li riduco, oppure se volete anche col robot da cucina, va bene, ma mia moglie non me l'ha permesso, però insomma potete, più lo riducete e più è facile che possiate estrarre bene il succo, che, diciamo, le sostanze coloranti. Quando avete tutto pronto, questa, diciamo, la parte secca, è buona norma lasciarlo in infusione almeno per un paio di giorni. Difatti, per chi verrà domani, io debitamente, già ieri sera, ho messo i miei malli secchi triturati dentro dell'acqua, ok? E quindi sono lì, difatti l'acqua è già bella marrone, un bel marrone, quindi sta estraendo già di suo diciamo la sostanza colorante, questo bruno, e poi diciamo si mette quest'acqua che è stata, diciamo, addizionata alla parte secca, si mette dentro una pentola, praticamente aggiungo altra acqua fino a coprire di un paio di dita il mio recipiente, e poi lo faccio andare lentamente, anche portando la ebollizione, però senza esagerare, perché in ogni caso l'ebollizione non fa mai bene a questo tipo di, ma su qualsiasi inchiostro, cioè non esagerate mai se vi fate gli inchiostri con 2 ore di bollitura, perché andate incontro a qualche problema. Quindi si fa bollire, poi si fa raffreddare, poi si concentra, e a quel punto, se voglio, è anche una buona cosa perché mi aiuta ad estrarre le sostanze coloranti, posso aggiungere, diciamo, l'acqua in eccesso che va via con la lenta bollitura che faccio, addiziono l'acqua che mi va via con del vino bianco, ok? E poi vi spiego perché. Perché oltre a estrarre, le sostanze coloranti, mi aiuta anche ad aggrapparsi meglio al supporto di scrittura, quello vediamo meglio. Ecco qua, vi ho messo queste due cose, questi due contenitori, per un motivo semplice, perché ho notato che molte persone fanno un po' di confusione, e quindi è importante sapere bene questa cosa. Cioè,
a volte si parla impropriamente, ma tu anch'io, cioè dico, mallo di noce, ma il 99% noi non usiamo mai mallo di noce. Mallo di noce è quella roba che avete visto prima, prodotta in quella maniera in cui vi ho fatto vedere io, però noi normalmente, nelle nostre associazioni, da qualsiasi altra parte, più facilmente usiamo dei mordenti, che sono tutt'altra cosa, ok? Quindi quando diciamo mallo di noce, in realtà stiamo parlando di mordente noce, che è un'altra cosa perché praticamente sono terre, sostanze minerali, praticamente sono anche denominate terre di Kassel, terre di Colonia, stiamo parlando di torbe, ligniti, altre cose. Poi con delle raffinazioni abbastanza spinte ottengono dei microgranuli molto solubili in acqua e quindi noi ne facciamo un uso corrente, poi il colore è quello, non è che, però sono due cose completamente diverse. Poi aggiungo ancora un'altra cosa, a volte vedo quando da noi gli allievi o qualcuno prepara il mallo, ma vedete, mi viene il mallo di noce, il mordente noce. Normalmente vedo scaricare una montagna di diciamo polvere e poi acqua fredda. No, perché sta roba diventa un mallompone e non lo sciogliete più. Andrebbe sempre fatto con acqua molto calda, ok? E poi girare, metterne un po' acqua, allora sì, quello acido anche bene, però così lo sciolgo bene. Se metto subito acqua con un quantitativo, diciamo, cospicuo di quel prodotto, vado incontro a dei problemi, di sicuro. Okay? Tra le altre cose, adesso ho parlato di acqua, vedevo già Alessandro che è entrato, giustamente lui mi ricordava che l'acqua ha un valore molto importante sugli inchiostri, perché me ne stavo scordando, ma praticamente l'acqua è importante perché è il veicolo principale, sono soluzioni acquose, quindi devo fare molta attenzione all'acqua che uso quando mi faccio un inchiostro. Quindi diciamo sono da preferire le acque diciamo dolci a quelle dure, perché lui mi ricorda che un quantitativo di 0,04 grammi litro sotto quel di sali disciolti è un'acqua diciamo dolce, sopra è dura. Se ho un'acqua dura è facile che con qualsiasi inchiostro, ma specialmente con i ferroorganici, mi si formano dei precipitati, flocculazioni o dei problemi. Quindi a quel punto che faccio? Acqua demineralizzata oppure acqua piovana. Naturalmente va da sé che non acqua piovana di Torino o di Milano o di Bologna, cioè se abitate forse a Cuneo potete farlo. A Torino non ve lo consiglio perché sennò lì vi fate una roba di particolato, altre cose, ma siamo nel nero fumo, ce ne vediamo adesso. Quindi anche perché sono acide, insomma, non è il massimo, tanto costa niente. Infatti io l'acqua che ho usato per fare diciamo il mallo è acqua, diciamo, comprata quella da ferro da stiro. Ecco, adesso arriviamo al nero fumo che è appunto è un pezzo importante della nostra conferenza, perché prima dell'avvento del ferro gallico è stato il tipo di inchiostro sicuramente più utilizzato ed è un colore bellissimo. Adesso poi vi faccio passare anche dei fogli che ho fatto di prova con i vari diciamo, inchiostri, che potrete vedere. Adesso non dà giustizia della portata di quella scritta con nero fumo, però adesso vi faccio passare i fogli, lo vedrete. E qua torna di nuovo la candela, no? Perché praticamente appunto in antico, da lavori con la fusaggine, quindi con i carboni in qualche maniera triturati ed eleganti, sono passati a capire che con delle combustioni particolari poteva avere dei residui carboniosi molto più fini, molto più sottili, che li veicolavano bene con i liquidi che aggiungevo, e quindi da lì è partita un po' tutta la storia del nero fumo. E quindi è stato usato su vastissima scala anche questo, anche se abbiamo molto più materiale documentario col ferro gallico, però ci sono moltissimi documenti legati anche con nero fumo o cose similari. Quindi la candela entra in funzione perché praticamente, ecco qua si vede forse un po' meglio, vedete nella parte in alto a destra praticamente sembra che io abbia scritto 5 minuti fa, ma in realtà è una scritta che è una settimana. Questo merito di Alessandro, che è il mio fornitore di nero fumo magnifico,
Ecco, questo qui è un metodo antico per ricavare il nero fumo. Praticamente si facevano questi cammini in terracotta, poi c'era, diciamo, non si vede più il punto di taglio, è un po' andata a partire, lo vedete, questo cono qua prima era in terracotta, poi è stato fatto in metallo per poter raccogliere meglio e raschiare i fumi, quindi c'era una reazione con poco ossigeno perché avevo più fumo, diciamo, poi sopra mi usciva la parte eccedente e su quel camino raccoglievano il nero fumo. Tenete conto che il nero fumo, cioè noi adesso è qua tra le altre cose, cioè c'è un bambino, quello che potete vedere, è una cosa impalpabile, cioè quindi parliamo di pochissimi micron, sempre Alessandro mi ricorda che quello buono è fra i 10 e i 15 micron, quindi una cosa impalpabile, vellutata, ma molte cose che ci sono in giro sono 80-100 micron. Quello, difatti, ci sono diversi tipi di nero fumo, quello diciamo più grossolano che arriva da materiali vegetali oppure anche da oli, da altre cose, si chiama Land Black, quello invece più buono, che credo sia questo qui, come ha portato Paola, è il Carbon Black, che è praticamente quel inchiostro, cioè l'inchiostro, pigmento carbonioso che arriva dalla combustione di gas naturale, anche lì con poco ossigeno, e se ne fanno quantitativi micidiali, non per l'inchiostro, ma ricordo a tutti che la produzione mondiale di quel prodotto lì, di nero fumo, si aggira sui 10 milioni di tonnellate. Ma perché? Perché viene usato nei pneumatici, ok? In tante altre cose. Perché praticamente permette l'irradiazione del calore sul pneumatico in maniera uniforme e protegge il pneumatico dai raggi del sole, i raggi UV, quindi ha altri scopi. Diciamo che per l'inchiostro siamo forse 200 in tutto il mondo che lo utilizziamo, diciamo, ma una volta era solo per l'inchiostro. Ecco, lo vedete, però forse quando è finita la conferenza lo potete vedere ancora meglio lì. Qua vedo che il buon Giorgio ha messo anche il bistro, mi stavo dimenticando il bistro, che praticamente era un nero fumo più grossolano ottenuto dalla fuligine, però è molto grossolano, cioè è preferibile, come ho detto prima, il Carbon Black che quello lì. Ecco, qua possiamo vedere una cosa, del perché a un certo punto si è preferito andare verso altri tipi di inchiostro, per un motivo piuttosto semplice, perché comunque il nero fumo era bellissimo, adesso vi faccio passare i fogli, stupendo, in rilievo, nerissimo, quindi un contrasto ottico eccezionale, ma aveva un paio di talloni di Achille notevoli, diciamo sulla longevità del mio scritto. Il primo è che se ci andava sopra dell'acqua mi procurava dei problemi seri, ma che magari potevo anche ovviare, perché voglio dire, in Oriente hanno fatto poi tutta una serie di nerofumi che resistono benissimo anche all'acqua, però il tallone d'Achille più grosso era ancora un altro, che era facilmente asportabile dal supporto, ok? Veramente con poco, questo perché non riusciva mai a entrare troppo nella fibra del mio supporto, quindi io con poco, con coltellino o qualcosa, riuscivo facilmente ad asportare cosa avevo scritto. Questo è importante, non poteva capitare, perché se volevo che il mio scritto superasse, diciamo, le centinaia d'anni o i millenni, come sta succedendo, questo tipo di inchiostro non andava bene. Quindi vedete, quelle splendide lettere così, tutto quello che vedete sbiadito grigio chiaro è uguale a quella scritta mia. È bastato 2 minuti di acqua a 40 gradi e non è rimasto nulla. Se ci andavo sopra con un allamento un attimo, spariva tutto, io avevo di nuovo la mia busta, diciamo, completamente a posto. Quindi faccio girare, e quindi qua lo vedete bene. Lo fate girare e lo potete vedere bene, diciamo, vedete appunto le resi cromatiche sia dell'inchiostro con il mallo, il nero fumo e il ferro carico. Ma specialmente vi chiedo di vedere quella nero fumo, perché
veramente non danno giustizia a queste foto, cioè qua si vede un po' lucido, se però se lo vedete, se volete poi fate ripassare anche questo che è interessante, quindi vedete dal vivo, lo osservate cosa succede con pochissimo, insomma, con pochissima acqua, è successo già un disastro. E qua vediamo esattamente cosa è successo qua, un piccolo disastro. Questa, la lettera di prima l'avevo proprio sbagliata, l'ho tenuta diciamo per oggi per farvi vedere appunto cosa è successo. Poi non parlo di quella cosa, ho fatto un'altra busta, l'ho spedita qua, sempre con un nero fumo. E vedete che sono successi dei problemi notevoli alla busta, cioè vedete che la parte sotto a destra, Torino, mi è sparito il ino completamente, perché cosa è successo? Ma lo temevo, però ce l'ha fatta per arrivare alla destinazione. Questo perché? Perché praticamente quando abbiamo fatto questo inchiostro, per aumentare la lucentezza dello scritto, abbiamo aggiunto un eccesso di acqua zuccherata satura, che dà quella magnifica lucentezza che vedete sul foglio che sta per passare, però mi allunga, ma di molto, moltissimo, i tempi di asciugatura. Quindi nonostante io questa busta l'abbia messa, non dico una settimana sul termosifone, ma quasi, non è servito quasi a tutto, perché ci vanno veramente dei mesi per asciugare quella cosa lì. Quindi ci sono tutti questi problemi, capite che tra le altre cose, il 12° comandamento, l'inchiostro non deve far sì che le pagine scritte si appiccicano fra di loro, che non devono appiccicarsi. In questo caso è quello che è capitato a me, si è appiccicato alle altre buste quando viaggiavo con la posta e mi hanno tirato via la parte scritta. Ecco qua, vediamo invece un laboratorio sugli inchiostri che abbiamo fatto qualche anno fa in associazione, e praticamente stiamo estraendo il nero fumo, praticamente fatto semplicemente con una candela, ecco perché la candela l'avevo fatta vedere prima. È un metodo molto semplice, quindi ci sono queste listarelle, queste tessere di legno, sopra è ovviamente una piofia di Birex, e vedete praticamente, qua si vede proprio, se notate, lo vedete, questo cerchiolino, è praticamente il nero fumo che si sta formando. Parliamo, cioè, quando la candela è consumata completamente, parliamo sì e no di un cucchiaino, pochissimo, cioè avete pochissimo materiale tra le mani, però è più che sufficiente per farvi un boccettino di quelli piccoli, tipo per dirvi di Ecoline, ecco, come quantitativo di un botticino di quello. A questo proposito desidero farvi le raccomandazioni d'uso, perché adesso vi faccio fare una risata, ma io ridevo molto meno qualche anno fa. Perché praticamente è successo anche a lei, ma è successo anche in associazione. Difatti, lo dico, chi verrà domani in associazione per il laboratorio, un buon laboratorio dove si vede cosa si fa, perché gestire le candele così diamo fuoco alla Meucci di sicuro, perché io ho già dato fuoco a casa mia, e lo so, lo ridete, ma ho dato veramente fuoco a casa mia. Nel senso, perché difatti Alessandro l'ha scritto molto bene nella sua ricetta, perché praticamente io ero lì, avevo fatto andare altre candele, non mi era successo nulla, forse la terza volta che provo a fare l'inchiostro nello fumo, praticamente, chiaramente la fiamma deve stare sempre molto vicina alla superficie fredda dove lo raccolgo, quindi in questo caso mi sembra che tu abbassi la pirofila oppure potete alzare la piattaforma. Uno dei due deve alzarsi o abbassarsi, e praticamente deve stare sempre quel tocco e non tocco, perché c'è un punto dove il residuo diventa maggiore, no? Ok, allora cosa mi è successo? Io stavo facendo questo lavoro non così, ma ho messo due mattoni e sopra una piastrella, ma spessa di ceramica, molto spessa. Quindi ho detto, sono a posto, sta roba non cederà mai. No? E quindi alzavo la mia candela. A un certo punto, avevo sete, stavo facendo questo lavoro di glissare in salotto, dico, vado a bere un bicchiere, cioè, so che c'è una candela accesa, ma cosa vuoi che succeda? Vado a bere l'acqua, mentre vado a bere l'acqua sento qua, di corsa arrivo là,
e c'era già la poltrona che prendeva fuoco. Ma non sto scherzando. Infatti mia moglie non mi ha parlato per circa 6 mesi perché si è trovata, lei non c'era per le altre cose, per fortuna, ma non è che potessi nascondermi con la poltrona bucata. Perché praticamente cosa è successo? Che la candela mi ha spaccato la piastrella è caduta sulla candela, la candela ha roteato spargendo cera calda dappertutto e non contenta, non si è spenta, è andata ad accendermi il sedile della seduta della sedia, okay? Quindi anche perché giustamente sempre Alessandro mi faceva notare una roba, la temperatura di una candela, non so se sapete com'è, qualcuno sa, tu non rispondi perché lo sapete. Avete idea di quanti gradi vi viaggia una fiamma di una candela? Provate a... Gradi? Come vuoi? Celsius? Perché io pensavo qualche centinaio di gradi. Pensavo, non so, 200-300 gradi. Invece in realtà arriva a 1400 gradi, nel punto più caldo, che è proprio quello che va a dire, cioè c'è lo spettro della candela, viaggia tra 6-700 a 1300-1400. Quindi capite che 1400 gradi non regge nulla, cioè la piastrella ve la spacca, anche se per la spessa come è successo a me. Quindi assolutamente da non utilizzare delle piastrelle, ma solo vetro Pirex e solo vetro Pirex, perché poi nel laboratorio di qualche anno fa la Madonna ci ha dato una mano, nessuno si è fatto male, praticamente avevamo detto in tutte le maniere portatevi solo, deve essere Pirex, scritto, sì, praticamente stavano facendo andare la candela così ed è scoppiato il piatto a 5 metri. Per fortuna erano tutti vicino a lui a vedere cosa faceva e nessuno si è fatto male. E poi ho anche visto che alcuni hanno usato dei coperchi di metallici, quelli delle pentole. Anche quello non va bene per due motivi. Uno, perché rischi di scottarti ed è successo anche quello al laboratorio, e quindi assolutamente non va bene. E poi perché nero fumo viene bene, buono, quando ho la superficie fredda di contatto. In questo caso il vetro è un cattivo conduttore, diciamo, è sempre più freddo di un coperchio di metallo, quindi sicuramente è preferibile questa soluzione qua. Quindi domani lui farà la prova con una candela, due candele, ma la farà solo lui, e a tutti gli altri ho chiesto di portare nero fumo di Sinopia, che così ce lo facciamo senza... Così ci mettiamo con le spalle al sicuro. Qua l'altra immagine della produzione del nero fumo da sotto, vedete che lambisce diciamo il piatto. Ecco, mentre qua entriamo nell'ambito degli ultimi ferroorganici, forse il piatto più importante dell'inchiostro, perché appunto quel tipo di inchiostro acido che ha permesso tantissimi manoscritti, la maggior parte del materiale documentario occidentale di arrivare fino a noi. Sempre a Maronchi qua ricordavo una cosa qualche settimana fa, all'alluvione del 66 a Firenze, hanno recuperato tantissimi libri che altrimenti sarebbero andati perduti, perché praticamente coperti di fango, come fai? Cioè sono stati presi, cuciti, lavati, di nuovo rilegati, che abbiamo sempre in mano, e assolutamente ti dico non succede niente, cioè ci ha fatto centinaia di prove, non succede assolutamente nulla, anzi a questo proposito come associazione sarebbe buono tornare, abbiamo già fatto altri anni, qua vicino c'è l'archivio di Stato di Torino, un bellissimo edificio qua in Piave, che ha 300 metri, abbiamo fatto diverse volte delle visite guidate, si vede proprio questo processo molto interessante, cioè come si recupera un libro deteriorato. Allora è bello vedere tutte, diciamo, quella serie di azioni che vengono portate per recuperare il libro. Appunto, la prima azione che viene fatta è appunto di scucirlo, e poi fanno subito una prova semplicissima con una spugna, vanno su una pagina non tanto importante, con un po' d'acqua, e provano che tipo di inchiostro è. Se non mi rimane attaccato nulla alla spugna, vuol dire che sto parlando di un ferro organico, a quel punto si procede tranquillamente a un lavaggio che è bestiale vederlo, cioè viene immerso, cioè il foglio viene messo dentro delle vasche,
di acciaio inox, ma ci passano sopra 20 cm d'acqua, ma non dico le cascate del Niagara, ma quasi, come dice adesso, sparisce tutto, non c'è assolutamente nulla, viene recuperato anche, vengono recuperate anche zone magari erose dal tempo, dal roditorio, da animali, quindi vengono rifissate fibre di carta, di cellulosa dove ci sono i buchi, poi vabbè, ci sono altri passaggi tipo carta giapponese collata su ambo i lati del foglio, viene rilegato di nuovo e voi avete il vostro libro restaurato perfetto, senza problemi, perché era stato vergato con questo inchiostro qua. Ecco, quale altre cose? Qua abbiamo un porticino di inchiostro già interrogato. Il primo elemento che vedete lì sulla destra è il solfato di ferro, perché praticamente entrano in gioco tre elementi principali, che sono appunto questo, il solfato di ferro o petrolio verde. Poi c'è l'addensante, che va a veicolarsi poi anche con l'acqua, che è questo qui, che è la gomma arabica. La gomma arabica è un elemento che è stato introdotto dopo. All'inizio prodotti analoghi, forse Giorgio l'ha portato qua, erano era la gomma di pesco e la gomma di ciliegio. Praticamente quei due alberi lì, qualcuno che è stato in campagna, se il fusto della pianta subisce un attacco di qualsiasi tipo, emette quella specie di gomma. No? Questa viene recuperata, solubile in acqua, triturata, e poi veniva usato come addensante nel campo. Però poi la gomma arabica è ricavata da calce africane, un po' più liquida, un po' più facile da gestire, si è preferito questo tipo di prodotto, quindi gomma arabica. Ed ecco qua forse l'elemento principe, che sono, che dà anche il nome all'inchiostro, le galle di quercia, ecco perché è ferro gallico. Le galle, ecco, questo è l'elemento importante, la cosa che ci ha permesso appunto di arrivare a questo tipo di prodotto testile. Qua vi ho messo questa foto per farvi vedere che su internet ci sono, vedono addirittura proprio il kit per farselo, con già le miscelazioni, è scritto in tedesco, però non è nulla di che. Come vedete hanno messo, quindi ci sono già le proporzioni esatte che entrano diciamo nella ricetta. Vedete che ci sono tre chiodi di garofano, come vi avevo detto all'inizio, come diciamo prodotto per conservarlo. Poi forse meglio di quello, meglio l'acido fenico di quella cosa, però diciamo questo è naturale, l'acido fenico un po' meno. Ecco, le galle le vediamo perché sono praticamente delle escrescenze dovute a parassiti che vanno a depositare le uova sulla quercia. Poi non è che colpiscono solo la quercia, ci sono anche galle di altri tipi di piante. Ad esempio, io non ci ho mai trovato, ma mi hanno detto che le galle del cipresso sono eccezionali, non danno un nero intenso come quello della quercia, però hanno un profumo gradevolissimo, però lo so, bisogna abitare vicino a un cimitero e andare là ogni tanto a dare un'occhiata. Io non le ho mai viste, però mi dicono che ci sono. Vedete che hanno diverse, ecco qua prima si vede meglio. Ci sono diverse forme, alcune con protuberanze, alcune completamente lisce. Però questo non inficia il prodotto, cioè dipende un po' dal tipo di pianta, di quale quercia stiamo parlando. Queste ad esempio hanno quasi degli aculei. Ecco, qua invece vediamo il perché si formano le galle. Praticamente c'è quell'insetto, che adesso quello vedremo meglio in un'altra slide, che non è nient'altro che un imenottero, è una piccola vespa che si chiama Andricus, e praticamente va a pungere, a depositare le proprie uova nei tessuti teneri della pianta. La pianta reagisce immediatamente facendo queste galle, praticamente una reazione spontanea della pianta per eliminare l'ospite, diciamo. Quindi anche il tannino ha una funzione diciamo benefica sulla bestia che l'ha attaccato, però poi praticamente coi millenni si vede che quel tipo di insetto lì, insomma, riesce a sopportare quell'ambiente non proprio diciamo ottimale, però, e quindi riesce a portare a compimento la metamorfosi. Vedete che c'è la larvetta, difatti questo è un classico vedere il foro di fuoriuscita dell'insetto. Tra le altre cose, a questo proposito è interessante notare che praticamente le migliori galle non sono queste, dove l'insetto è uscito,
perché io bisogna avere il massimo quantitativo di tannino, e il massimo quantitativo di tannino ce l'ho quando la bestia è ancora dentro, che la pianta sta combattendo la sua battaglia con l'ospite indesiderato. Quindi vanno bene, ma sono preferibili le altre. Difatti, anticamente quelle senza buco si chiamavano galle blu e queste col buco galle bianche. Tra le altre cose ho letto su dei libri che praticamente, siccome il mercato delle galle era piuttosto fiorente nel Medioevo, perché voi pensate a quante ce ne servivano per la scrittura, ma poi c'è tutta un'altra storia sui tannini che è quella legata alle concerie, ok? Quindi di galle ce n'era un fiorente commercio e addirittura alcuni commercianti di galle in maniera fraudolenta grattavano parte della superficie di queste galle, diciamo, bianche, diciamo con la fuoriuscita dell'insetto, e poi con questa polverina l'amalgamavano con qualcosa, tappavano il buco, il colore era uguale, galle blu. Ma in realtà erano tutte così, perché è più facile che si trovi così, perché l'altra dovete proprio seguirla, cioè l'insetto fa sta roba, dopo 20 giorni cresce la galla, la devo precedere, vanno seguite per averle, diciamo, buone. Invece così vado a farmi un giro e ne trovo che sono lì da 6 mesi, diciamo sono più facili ma meno nobili come prodotto. Ecco, questa è la bestiolina, una famosa vespetta che diciamo, provoca la galla, ma insomma dobbiamo esservi in qualche maniera tutti debitori, perché senza questo insetto non avremmo il nostro bravo inchiostro. Tra le altre cose, solo un'altra cosa prima di passare al melograno, perché qualcuno si starà chiedendo che c'è un melograno lì, ma ha la sua ragione d'essere. Praticamente le galle, quelle europee, prettamente europee, hanno un contenuto di tannino molto inferiore a quello di quelle del Medio Oriente. Io su sta cosa non ci credevo molto, però alla luce degli esperimenti che abbiamo anche fatto con loro, invece devo dire che è vero, perché praticamente c'è sempre stato un mercato fiorente con galle turche o di Aleppo, ovviamente, perché hanno praticamente il doppio di tannino all'interno, quindi parliamo di sostanze tanniche sul 30-35% di quelle nostrane, ma lì arriviamo comodamente al 70%, quindi siamo con un rapporto veramente notevole rispetto, e questa cosa si vede molto nell'inchiostro, difatti poi si vedrà bene in una slide, ma si vede bene anche in un foglio che vi ho fatto passare, di quelli che sono passati, mi sentite sempre? Sì, sì. Si sente sempre? Sì. Ah, praticamente su un foglio si vede l'inchiostro ferrogallico che abbiamo fatto noi, che è un bel grigio scuro, e poi c'è un inchiostro ferrogallico molto più scuro, molto più bello da vedere, che è stato fatto da Ivano Zigiotti dell'ACI di Milano, con quel tipo di galle lì, ed è molto meglio del nostro, cioè lo ammetto, però lui mi ha detto che lui usa prettamente quelle galle lì. Quindi adesso vedremo di procurarci anche queste galle e di fare un inchiostro magari anche migliore di quello che abbiamo fatto. Vi ho messo poi il melograno per dirvi solo due cose, che non è solo la galla, diciamo, il produttore di tannino, ci sono altre sostanze che possono essere diverse, tipo il legno della quercia stesso, ma soprattutto la corteccia, poi c'è anche quella del castagno, sia corteccia che diciamo, essenza, ma anche il melograno. Il melograno ha quasi un contenuto pari alla galla, leggermente inferiore, quindi mi sono mangiato questo bel melograno e poi ho conservato la scorza, adesso sta seccando, poi provo. So che alcune volte facevano anche delle commistioni, cioè delle unioni tra scorza di melograno e galle, addirittura so che facevano anche nero fumo e ferrogallico, io non ci ho mai provato. Praticamente hanno fatto anche queste cose qua, però si può provare. Niente, qua ci sono una serie di documenti importanti, cioè nel senso con ferrogallico hanno lavorato i più grandi della storia. Qua abbiamo Leonardo, da un codice di Leonardo, quindi sicuramente ferrogallico è arrivato a noi. Questa è una pagina del Principe di Machiavelli,
Ecco, questa è una cosa, adesso parliamo di una cosa importante, ci stiamo avvicinando al tallone d'Achille del ferro gallico, anche questo qui supera inchiostro ma ha dei problemi anche lui. Questa è una partitura musicale di Bach, ok? Quindi parliamo di 6-700, più 700, e quindi nel giro di tre secoli, praticamente vedete che deterioramento della carta, e quindi praticamente nell'archivio di Stato tedesco il 30-35% delle partiture originali di Bach è andata a farsi friggere perché si sta forando la carta, ok? Praticamente questo inchiostro aggredisce molto i supporti, anche questo abbiamo visto andando in giro nelle biblioteche, si vedono dei fori da parte a parte, completamente, ma quindi non riesci più a leggere, leggibilità ridotta a zero, oppure dà fastidio perché passa dal recto al verso, quindi da una parte all'altra, oppure vedo degli aloni, insomma ci sono problemi notevoli, quindi è un problema serio quello, perché poi va avanti in maniera indefinita questo deterioramento del supporto. Ecco, qua si vede bene, vedete che è completamente mangiata la carta, vedete sopra, e anche tutto il resto non è che si capisca molto bene, perché è tutto un po' inficiato da questi aloni, da queste ossidazioni. Vedete, anche qua si vede molto bene, perché praticamente questo tipo di inchiostro cosa fa? Poi lo vedremo meglio, ve lo farò vedere meglio il filmato dove siamo riusciti, tramite Francesco, che è sempre uno dei miei amici assistenti che rimane al laboratorio, lui ha preparato un bel filmatino che vediamo alla fine, dove mi spiega bene come fare il ferrocarico, e quindi io non sto neanche a dirvi a parole come si fa, ve lo spiega bene molto video, lo vedremo meglio. Ed è interessante notare proprio quel diraggio sul nero che si forma mescolando gli elementi, quindi il gallato di ferro, che è quell'elemento nero che si forma, praticamente cosa succede? Che l'inchiostro ferrogallico normalmente, cioè, tende a comportarsi all'inizio della mia reazione come un colorante solubile in acqua, però col tempo tende a diventare un pigmento con fenomeni ossidativi persistenti e prolungati nel tempo. E quindi, infatti, avete visto tutte le scritte che io vi ho fatto vedere, sono tutte brune, ma il ferro gallico quando scrivo è nero, avete visto, ok? Però poi con 100 anni, 200 anni, tendono questi fenomeni ossidativi di riduzione degli ioni ferro, vanno avanti per centinaia d'anni, proprio si formano dei microcristalli sulla carta, uniti fra le altre cose questa reazione tannino solfato ferroso provoca anche dell'acido solforico libero durante questa reazione. Quindi capite che non è il massimo l'acido solforico sulla carta. Quindi, poi altro errore che è stato fatto anticamente nel Medioevo, giustamente non è che fossero chimici con calcoli stechiometrici precisi, ci siamo arrivati all'inizio del Novecento. Esattamente per cosa succede nelle reazioni del ferro gallico ci sono arrivati poi 20-30 anni fa a capire esattamente tutto il processo. Però cosa facevano? Siccome loro avevano bisogno di un contrasto ottico immediato, eccedevano molto col solfato di ferro, con l'aggiunta di solfato di ferro. E questa cosa qua invece non andava affatto bene, perché è vero che mi diventava subito nero, è vero che dopo 2 minuti avevo la scritta nera, ma è anche vero che dopo 1 anno e mezzo mi diventava marrone, bruna, e successivamente mi forava il foglio o il supporto, ok? Perché se invece diciamo, i rapporti molari, i calcoli stechiometrici sono fatti bene, quindi sostanze tanniche e solfato di ferro mi entrano nella soluzione con i componenti giusti, diventa una reazione abbastanza normale che viene compressato il ferro e non succede nulla, diciamo sostanzialmente stabile. Quindi il mio supporto si sa. Da loro si calcola che quasi tutto il patrimonio documentario sia stato fatto con eccesso di solfato di ferro, quindi in qualche maniera diciamo è sempre soggetto a deteriorarsi, a meno che, adesso che lo vediamo, io non abbia scritto sulla pergamena. Nel caso io abbia scritto sulla pergamena, adesso andiamo a vederlo. Eccolo qua, questa è una bellissima pagina di scrittura elementana, vedete che è bruno, l'inchiostro è bruno, ma come vedete non ho nessunissimo problema, il problema ce l'hanno avuto i
seminata lì, dove ho due lapislazzoli, poi ho il ligno, quindi vicinato, poi ho malachite, che è quello in basso. Queste malachite, lapislazzoli, e queste parti rosse sono quindi solfuro di mercurio. Lì ha subito un po' di danni, ma insomma parliamo di una cosa che avrà 700-800 anni. Però vedete che la scritta assolutamente non ha patito nulla, ma perché? Perché la pergamena ha un supporto decisamente più robusto e tiene molto meglio quel tipo di problema dell'acidità, perché tra le altre cose la pergamena, ve l'avevo detto nella conferenza sulle famiglie cura, praticamente per ottenere la pergamena la pelle animale veniva un po' della lana delle pecore, essenzialmente erano pecore, venivano calcinate per giorni e giorni, anche 15 giorni dentro delle pozze con della calce, quindi ha una riserva alcalina insita nella sua struttura che mi controbilancia l'acidità del ferro organico. Quindi questi due elementi mi riportano in una fase di sostanziale pareggio fra le due cose e io posso andare avanti tranquillo per molti anni ancora qua. Mentre con la carta, purtroppo la carta è un bellissimo supporto, ma meno resistente, diciamo, agli acidi. Ecco, per farvi vedere l'acidità, qua lo vedete proprio bene, ecco, qua invece si vede più bene. Ho fatto sta scritta, appunto, scritto Iron Guard Ink, con un tipo di inchiostro ferrogallico che ho comprato su internet, che è bellissimo. Cioè, vedete che ci sono quelle iridescenze, molto bello. Però, secondo me, quell'iridescenza lì è dovuta proprio a un eccesso di acidità. Infatti non ho scritto con penne metalliche perché giustamente tra le altre cose il problema è che giusto Fabrizio lei mi diceva sempre che gli mangiano i pennini, è vero, altro problema per cui sono stati due cambiati nel tempo, perché poi con l'avvento dei pennini metallici questo tipo di inchiostro lo subito, ok? Quindi io qua ho scritto per non correre problemi con uno degli strumenti strati in legno e così sono andato a posto e vedete che dove si è depositato qui che ho quelle iridescenze lì che mi fanno supporre che sia piuttosto acido e me lo fa supporre anche un'altra cosa, che dopo 3 secondi che ho scritto era già nero, cosa che non deve avvenire, cioè bisogna che passino almeno dei minuti, non dei secondi. Vedete sempre che la doppia L sulla sinistra e sulla destra ha sempre quelle iridescenze. Anche qua. Poi bellissime, perché vedete che una da sul verde e l'altra sul blu sono bellissime, però diciamo, vanno bene. Io non camperò 600 anni per vedere questa roba che si muta. Quindi sì, cioè, per me va bene, è un bel effetto, mi piace. Ecco, qua vediamo invece cosa succede con un ferro organico invece decisamente più a norma, che è quello che vi dicevo di Mario Zigiotti. Voi vedete che purtroppo è da scritto, vedete che è ancora bagnata la superficie, vedete che specialmente qua cioè, è ancora grigio, cioè un grigino appena accennato, mentre invece sulla successiva che sono 3 o 4 minuti dopo, vedete, comincia ad asciugare tutto, vedete che notevolmente, specialmente questo punto qua, ancora sta bagnando, se vedete, ma rispetto all'altra, ma tutta la scritta è già diventata notevolmente più nera che la qua. Okay? Però questo viraggio è avvenuto nel giro di 5-6 minuti e ci sta. Invece l'altro è nero dopo 3 secondi. Ah, ecco, questa è un'altra cosa che volevo che era importante dire, questo tipo di inchiostro ferrogallico è stato usato anche con i primi libri tabellari, quindi i libri fatti con la tecnica della cristallografia. Noi proprio 2 settimane fa abbiamo fatto questo bellissimo laboratorio con 2 bravissimi insegnanti, abbiamo fatto praticamente queste tavole diciamo scavate, quindi tavole cristallografiche, i libri, quindi forse l'avevo detto durante la conferenza di natura, inizialmente manoscritti, poi i libri tabellari erano questi, quindi c'erano tutte tabelle, tavole, intarsiate in questa maniera qua, questa l'ho fatta io,
vedete, si porta in rilievo al contrario, perché una forma di stampa a tutti gli effetti, quindi lo scrivo al contrario, scarico con strumenti vari, bulimi, raster, qualsiasi roba va bene, e lascio in evidenza in qualche millimetro la parte che mi serve. E ci posso fare sia i disegni, cioè nei libri tabellari potremmo sia i disegni fatti con questa tecnica, e sia la scritta. Naturalmente era un disastro se sbagliavate specialmente le scritte, perché con la, diciamo, infatti uno ha detto, ecco perché Gutenberg ha inventato i caratteri mobili, perché sbagliare una roba di sopra, non dico che buttate via la pagina, quasi. Poi in realtà veniva, c'era una tecnica anche allora per salvarsi in caso d'errore, cioè veniva forato, cioè dove c'era l'errore si faceva un buco con qualcosa, si tirava fuori strutturaccio, si rimetteva un altro, diciamo, cilindro di stessa dimensione, si incontrava e si rilavorava di nuovo. Quindi, però diciamo era una rottura non da poco, e quindi bisognava fare attenzione. E quando hanno tirato fuori, diciamo, i primi libri tabellari, in che ho usato per i libri tabellari era il ferro gallico. Questo perché il ferro gallico su una superficie come questa, adesso in questo caso non è ferro gallico, ma è un chiostro tipo gallico, quello che devo utilizzare. Però la base a cuore, il ferro gallico sul legno non mi provocava nessun problema, perché era una superficie naturale, si disperdeva bene, non si formavano chiazze, non c'era nessun problema e si stampava tranquillamente con ferro gallico. Successivamente con Gutenberg, caratteri mobili, il ferro gallico hanno visto che non andava fatto bene perché le matrici erano di metallo, quindi si formavano delle chiazze, non prendeva bene, quindi Gutenberg, che era, diciamo, una persona in gamba, praticamente ha lavorato moltissimo sugli inchiostri tipografici, infatti le sue famose tinte sono ancora perfette dopo 500 anni, e praticamente lui è partito da composte a nero fumo e per diciamo farli tenere, far tenere, veicolare, diciamo, il velo di inchiostro sulle matrici in metallo, praticamente introdotto l'uso dell'olio di vino, ok? Poi altre cose sue che lo sa solo lui, però essenzialmente ha introdotto questa roba importante dell'olio di vino, che praticamente gli permetteva di lavorare poi sulle matrici metalliche. Allora, diciamo, il ferro gallico è stato utilizzato qua, e ho lasciato questa slide per ricordarlo. Ecco qua, vedete Gianni Verna, che era uno dei nostri insegnanti, sta illustrando. Lui sta usando però quello tipografico che forse va meglio, cioè resta molto meglio comunque che non il ferro gallico. Poi io, altre due slide, io poi ho finito e poi vediamo il filmato di Francesco. Però non potevo non chiudere con una cosa di ordine tecnico. Di ordine tecnico. Cioè voi sapete che sono un po' un praticone, parliamo di inchiostri, secondo me è importante che c'entra sta roba. C'entra, perché questa la conoscete tutti, quelli che fanno calligrafia. Okay? Una parallel pen, che è quella penna della Pilot, che va molto bene, magari fatta in maniera così semplice, tutta plastica, così, però scrivono molto bene, ma hanno una cosa importante. Le cartucce di questa penna qua, all'interno, contengono una bella palletta di una sfera microscopica di metallo. Allora, cosa succede? Che tutti gli inchiostri, cioè perché quella palletta lì innanzitutto? Perché chiaramente l'inchiostro non si può, diciamo, inchiodare un attimo nella cartuccia, come nelle bombolette spray agito, e praticamente io miscelo tramite questo corpo che gira nella bomboletta il contenuto. Lo stesso fa sta pallina dentro la sua cartuccia. Però una cartuccia oggi, una cartuccia domani, mi viene in mente l'idea che funziona bene. Cioè, sugli inchiostri che fanno comunque un po' di depositi, come appunto il mallo di noce, mordente noce, e anche un po' il ferro gallico, ma sul ferro gallico non vi consiglio di farlo, perché quella roba è comunque una cosa metallica, no? Che non mi sembra intelligente metterla dentro un inchiostro ferro gallico, però in tutti gli altri inchiostri che in qualche maniera, ma anche delle tempere, avete magari avete scritto con della tempera, poi questo deposita e vi si inchioda lì. Cosa succede? Se io scapitozzo 5-6 di quelle cose lì, mi recupero le palline, le infilo dentro un calamaio, ci metto l'inchiostro, è chiaro che poi non devo stare lì dopo un anno, sono inchiodate anche loro, cioè, però se lo usate ogni tanto, gli date
diciamo, un'agitata, le palline fanno il loro lavoro, si agitano nel microscopio, lo tengono sempre ben amalgamato e pronto all'uso. Okay? Niente, con questo io ho chiuso e passerei a questo punto al filmato di Francesco, così sono altri 10 minuti, poi se avete domande io ci sono, non può. Però vediamo subito il filmato. Penetrare profondamente nelle fibre della carta,
fissandosi a queste con dei legami pubblici e risultando praticamente indelettibili. E proprio in merito di questa sua caratteristica, se storicamente questo tipo di inchiostro ha sostituito i suoi predecessori, tipo di inchiostri a nero fumo, meno stabili e più facilmente asportabili dal suo corpo. Una volta frantumate le galle, le si mette a macerare nell'acqua demineralizzata in un posto riparato, rimescolando di tanto in tanto e lasciando riposare per qualche giorno. Thank you.
il tutto dovesse risultare troppo liquido, si può far bollire ancora un po' per concentrarlo ulteriormente. E infine si lascia a riposo il tutto per 24-48 ore, se possibile esponendo al sole, nelle ore calde. Magari ci arrivo anch'io a farlo e va anche molto meglio, ma perché? Perché io
scrivo e so che deve fare un determinato lavoro, lì invece fanno produzioni, non dico industriali, ma quasi, e quindi non è che mi interessi molto che il vostro inchiostro, il vostro strumento sia perfetto. Cioè capita, ad esempio, Elia lo sa, ultimamente a scuola sto facendo un corso di rotunda, è arrivata una partita di pianini speedball, da prendere quelli della speedball e a penna via chiotto, cioè praticamente, non so se avete presente, c'è quella lamina dorata che funge da serbatoio, non so per quale motivo è molto più corta, ok? Quindi tutti quanti erano cominciati a dire non mi scrive, cioè, alla fine ho detto ma cavolo, era troppo corto quella maletta lì, cioè quel film di linguetta di dorato, più corto di 2-3 mm, praticamente per il discorso prima della pressione superficiale dei liquidi, non riesce a portarmi l'inchiostro sulla punta, e quindi avevano ragione loro, cioè possiamo direttamente quasi buttare. Capita, ma perché non so se la Speedball ha un servizio di qualità o meno, però queste cose capitano in continuazione, non è che loro stanno, cioè sono produzioni industriali e quindi è facile che queste cose possano avere. Se avete altre domande? No, l'ho detto prima, me l'ha ricordato anche Marco, ma io l'avevo già detto prima. Il ferro gallico, cioè, potete usarlo, ma sappiate che alla lunga si rovina, specialmente i pernini, quelli da inglese, subiscono subito un deterioramento, ma anche gli altri, cioè tende un po' a arrotondare gli spigoli, cioè comunque la roba metallica dentro dell'acido è, cioè, tenete conto che sicuramente qualcosa succede. Pennelli non ho mai provato a scrivere con... diciamo che può darsi che qualcosa tenga, però la luce può rovinare anche, perché con sono cose di tempo, cioè, se roba sintetica qualcosa gli succede, perché come, cioè, diciamo che è una brutta bestia per qualsiasi strumento, non per niente si usava con la penna d'oca. La penna d'oca, come la pergamena, ha una sua riserva, diciamo, alcalina, non viene attaccata più di tanto dal ferro gallico, quindi andava, cioè, si deteriorava per la scrittura, ma non perché il ferro gallico mangiasse in qualche maniera la mia punta, assolutamente no. Difatti sono praticamente quasi spariti con l'avvento dei pennini metallici, quelli di cui sono arrivati. Poi c'era una percentuale di tannino, difatti con gli inchiostri che vi ho portato, questo è un inchiostro quasi indiano, ma questo qui è un inchiostro anni 50, quindi insomma 50-60 anni, e la base tannica, infatti poi vedete, scrive azzurro, diventa nero. Non è un ferro gallico, però ha una riserva tannina ed è meraviglioso, me lo tengo come una reliquia, perché guardate cosa, lo posso diluire, ed è, cioè, con l'acqua che gli va sopra lui rimane sempre uguale, non subisce, cioè si fissa perfettamente bene come fosse un ferro gallico.